Benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella Città. Iniziamo subito questa puntata veramente ricca di tanti temi e servizi dal Duomo di Milano, pontificale solenne per San Carlo Borromeo. Un modello di vita come lo sono tutti i santi, eppure questa definizione è tanto più vera per San Carlo Borromeo. Il grande rifondatore della Chiesa Ambrosiana di cui è il copatrono e se ritrovarsi in Duomo nel giorno della sua festa liturgica è sempre un momento importante per la vita della diocesi, quest'anno il pontificale solenne presieduto dal cardinale Scola lo è ancora di più perché la stessa messa è celebrata in rendimento di grazie per la recente beatificazione di Paolo VI. Non mancano i segni anche tangibili di queste due memorie che si intrecciano in modo indissolubile. Infatti l'arcivescovo utilizza il calice di San Carlo e ha al dito l'anello Carolino, portando il pastorale di Montini, indossa la mitra montignana con la croce dell'arcivescovo Beato, a lui donata in occasione del cardinalato, e la casula regalata a Paolo VI dai vescovi cinesi nel 1967. In cattedrale sono tanti fedeli, i seminaristi di Milano e Lugano, le religiose, i presbiteri che concelebrano. Così come il cardinale Tettamanzi, dieci vescovi, i vicari episcopali, il capitolo metropolitano. Siedono alla cattedra accanto all'arcivescovo, figure che rappresentano realtà riformate o fondate dal Santo. Anche solo queste presenze basterebbero a dare concreta evidenza, quasi mezzo millennio dalla nascita del copatrono, della sua attualità viva. Il grande santo che ha contribuito in modo assai significativo e preponderante a dare volto a quel cattolicesimo popolare ambrosiano che caratterizza la nostra Chiesa. Dunque non certo un modello lontano, tanto perfetto quanto irraggiungibile, ma un esempio in cui possiamo riconoscerci anche oggi. In questo senso, sottolinea il cardinale, figure di buoni pastori come il Borromeo e Montini richiamano la necessità del cambiamento del cuore. È quella che potremmo chiamare una riforma ecclesiale. Una sfida peraltro percepita e già raccolta dalla Chiesa ambrosiana nei suoi cambiamenti in atto. Vogliamo percorrere le vie dell'umano, essere Chiesa in uscita, testimoniando Cristo come contemporaneo ad ogni uomo di oggi. Qui sta il punto. E questo per vincere la malattia endemica che rischia di estenuare noi cristiani di oggi. La profonda divisione tra la fede e la vita, già bene profeticamente indicata dall'arcivescovo Montini. Possiamo e siamo chiamati a condividere il segreto della statu dei santi come San Carlo. Quel segreto che, che il beato Paolo VI ci ha svelato con la commovente preghiera che abbiamo spesso ripetuto in questo mese. Cristo, tu ci sei. Tu mi sei necessario. Dunque guardare la grande esemplarità di queste figure, conclude il cardinale. Dopo aver incensato la reliquia del Beato Montini e aver brevemente sostato in preghiera silenziosa davanti al prezioso reliquiario realizzato dalla Scuola Beata Angelico che racchiude la maglia macchiata di sangue indossata da Paolo VI a Manila nel novembre 70 quando fu vittima del fallito attentato. Spesso ci smariamo. E non riusciamo a guardare a chi può prenderci per mano come San Carlo, come il beato Paolo VI, perché ritroviamo la strada e camminiamo con passo deciso. Rimaniamo idealmente in Duomo perché il 16 novembre è la prima domenica dell'Avvento ambrosiano e dunque alle 17.30 l'Arcivescovo presiede la celebrazione eucaristica che trasmetteremo integralmente in diretta su Telenova 2 dalle 17.25 canale 664. E ora avete ascoltato nel Pontificale di San Carlo anche il rendimento di grazie per la beatificazione di Paolo VI, Giovanni Battista Montini. Eh, grande fu l'azione eh, dell'Arcivescovo Montini a Milano per le nuove chiesi e su questo si è interrogato un convegno significativamente tenutosi in Curia proprio il 4 novembre, giorno di San Carlo. Il senso di questo convegno, di questa giornata di studio più che convegno è legare la memoria fattiva e attiva del nuovo beato Paolo VI alla diocesi che tanto ha segnato con la sua presenza, con la costruzione di tante nuove chiese nei quartieri periferici e nei paesi che piano piano si riempivano dalle campagne ma poi anche oggi che non è una rievocazione meramente storica, ma è un voler recuperare la memoria di questo servizio che le parrocchie fanno a una identità di questi nuovi gruppi della città e della società che intorno alle chiese si ritrovano ancora. Ancora tante chiese nella cintura di Milano e anche in centro ormai come il fopponino parlano questo grande piano che fu il piano nuove chiese eh, in fondo oggigiorno forse è venuto un po' meno l'idea di costruire nuovi templi è anche un senso per riflettere sul passato ma per proiettarsi nel futuro Beh, sicuramente oggi credo che chiese non se ne costruiranno più, non, non ce n'è forse nello spazio nell'esigenza nell per le comunità, purtroppo grazie alla diminuzione de, della diminuzione della natalità. Uh, sicuramente ripensare oggi al senso di questi grandi luoghi e di queste esperienze importanti per l'architettura che sono le chiese costruite in specie a Milano, ma non solo a Milano, anche a Torino mi viene da pensare, o più recentemente a Roma. Uh, architetti e artisti chiamati a svolgere un incarico a servizio di una committenza ampia, una committenza talvolta difficile. Ma a cui era richiesto a loro di dare il massimo, indipendentemente dalla loro, loro appartenenza o dal loro crede. Questo credo che sia un po' la, la grande libertà che Montini ha trasmesso alla nostra diocesi. Rimaniamo in un contesto artistico perché sabato 15 novembre presso la Rettoria San Raffaele che si trova nella via omonima Milano, siamo eh, assolutamente accanto al Duomo, per il ciclo L'occhio ascolta, arte e contemplazione verrà esposta la Natività di William Condom. Io vi segnalo oltretutto che questa splendida pittura è anche stata scelta dal Cardinale Scola per illustrare la sua sua lettera alle famiglie appunto per il Natale, quindi insomma, tutto da vedere. Trovate tutte le informazioni su www.associazionesantanselmo.org che organizza questo percorso L'occhio ascolta. E ora parliamo invece di un evento che si è svolto in Curia in questi giorni, eh, c'è stata eh, sempre nel giorno dedicato a San Carlo, il cardinale nella cappella arcivescovile ha presieduto alla celebrazione della parola per l'investitura nell'ufficio di parroco e responsabile di comunità pastorale di 14 sacerdoti. Come il santo vescovo San Carlo metteva in pratica nell'azione episcopale ciò che chiedeva ai suoi preti, anche noi ha detto il cardinale ai presenti Potremmo essere convincenti per la gente e all'interno degli organismi pastorali solo se testimonieremo che in prima persona lavoriamo in una logica aperta alla correzione e alla fraternità. Che questo gesto sia segno di un ministero di crescita e di libertà attraverso una comunione capace di edificarci ha eh, continuato il cardinale e eh, inoltre ha anche segnalato come per esempio l'importanza dell'istituzione della comunità pastorale indica il futuro quale tessera del mosaico che lentamente va costruendo una vera e propria riforma della nostra chiesa ambrosiana toccando molti altri campi come per esempio quello della presenza ecclesiale Riflessione sul clero, il compito evangelizzatore della famiglia, senza dimenticare il tema fondamentale dell'iniziazione cristiana attraverso la comunità educante. È stato un momento, io c'ero, vi posso dire, non solo per i 14 parroci e responsabili di comunità pastorale, insomma, ma per tutta la nostra Chiesa, molto intenso. E ora ancora una segnalazione perché sabato 15 novembre alle 17.30 il cardinale in cattedrale conferisce le ordinazioni ai diaconi permanenti. Si tratta di sette che diventeranno appunto diaconi permanenti, 17.25 diretta su Telenova 2. Adesso è tutto per la prima parte del nostro programma, ma restate con noi perché torniamo insieme, come sempre, con tante immagini e servizi. E ritrovati con la Chiesa nella città, ora vogliamo proporvi un'intervista al Cardinale Scola su un tema di scottante, profonda attualità, che è quello del vivere insieme. Tutti sotto lo stesso cielo, immigrati, italiani, insomma, anche perché in questi giorni ci sono state, diciamo, polemiche a proposito del refettorio ambrosiano nel quartiere greco di Milano. Ma eh, ne parleremo perché ci sarà un'assemblea pubblica e noi tenteremo anche noi di capire nella prossima puntata. Ora l'intervista proprio col Cardinale. Bisogna che tutti insieme. Ci decidiamo a mettere prima il bene comune, dal momento che dobbiamo vivere insieme anche con gli immigrati che arrivano, è questione di buon senso e eh, la paura la si capisce, la si può capire, soprattutto in una fase difficilissima che il paese e anche la città sta attraversando come questa, e la si batte solo ascoltandoci reciprocamente e dandoci delle ragioni, non contrapponendoci in una maniera che finisce per diventare sterile e ancora più portatrice di divisioni. Cioè, nella nostra esperienza personale spesso abbiamo paura di tante cose e come vinciamo la paura? Quando la vinciamo? Quando ci apriamo gli altri, ci facciamo aiutare a trovare le ragioni che rendono accettabili anche delle situazioni che implicano ovviamente dei cambiamenti, implicano dei sacrifici e delle rinunce. Io credo che Milano ha in sé tutte le risorse per poter fare questo e lo sta faticosamente facendo, insomma, quindi non, non sono preoccupato eh, da questo punto di vista personalmente. Credo però che tutti quanti, a partire da chi ha più responsabilità nei diversi campi, bisogna lavorare più che mai in un tempo come questo. Anche i politici. Si i trovano le manifestazioni contro i sì, migrati. Sì, tutti devono eh, cambiare, eh, eh, ognuno nel suo genere. Anche in quel caso lì, cioè il grande nemico dell'amicizia civica è l'ideologia. Quando noi eh, trasformiamo un problema che è reale perché assorbire in pochi anni tanti immigrati è un problema reale, non è una cosa ovvia e tranquilla. No? Allora, ma quando noi strumentalizziamo un problema reale a degli scopi che non sono quelli del bene comune, cadiamo nell'ideologia e non costruiamo. Questa è la tentazione che tutti corriamo, tutti noi personalmente, come gruppi, come, come corpi intermedi, come partiti, eh, bisogna aiutarci lentamente a superarla. Milano, ripeto, ha in sé tutte le risorse perché ogni sensibilità abbia spazio e che quindi tutti si possa concorrere, ognuno sottolineando certi aspetti e lasciando cadere aspetti negativi, si possa concorrere a costruire questa vita buona di cui abbiamo bisogno. Questa intervista con l'Arcivescovo è stata raccolta presso il cimitero monumentale dove si trovava per presiedere eh, la celebrazione eucaristica per i defunti, ma sono state molte anche proprio le Eucaristie eh, che sono state celebrate. E allora noi in questo servizio che vi proponiamo abbiamo ripercorso un po' questi giorni dedicati anche ai defunti. Giornata intensa di memoria di fede, quella dedicata al ricordo dei defunti, al monumentale già nel pomeriggio del primo novembre, poi il 2, ricorrenza liturgica, nel cimitero di Bruzzano, sul territorio, e in serata in Duomo. Il cardinale richiama il senso di questo ricordo da vivere con la speranza affidabile che tutti ci rivedremo. E la parola complessiva in cui scrivere queste celebrazioni è proprio quella di una speranza. Perché quello tra noi e i nostri cari trapassati non è un fossato incolmabile, poiché Cristo nel movimento di risurrezione sta trascinando con sé tutta la famiglia umana e l'intero cosmo nella definitiva vita eterna. Nasce da qui una precisa responsabilità, che l'arcivescovo sottolinea in tutte le sue omelie di queste ore. Partendo dal centro, dove al cimitero monumentale il Cardinale visita la targa che nel Famedio iscrive il nome di Monsignor Luciano Migliavacca, compositore per quasi 40 anni maestro della Cappella Musicale del Duomo tra i grandi della città, e infine sosta in commossa preghiera davanti alla tomba di Monsignor Giussani. Poi il giorno successivo è la volta del cimitero nella popolosa periferia di Bruzzano, e infine dentro la casa di tutti i milanesi, il Duomo. Centinaia e centinaia di fedeli che sono presenti a queste eucaristie sono segno chiaro di una fede ancora condivisa e diffusa che obbliga alla testimonianza. Cristiani autentici e cittadini veramente civici a partire dalla famiglia, dal condominio, dal quartiere capaci di costruire vita buona, legami solidi E certamente non c'è dubbio che in questi appelli dell'arcivescovo alla convivenza con amicizia civica incida molto la crisi che stiamo vivendo, le paure per il futuro. E allora il tredicesimo rapporto sulle povertà in Diocesi di Milano, che è stato presentato dalla Caritas, che promuove l'indagine stessa, dà la radiografia di problemi in atto, lontani purtroppo dalla loro risoluzione, dati anche allarmanti. Crisi: i poveri, e non c'è da stupirsi, sono sempre di più, ma i trend in atto descrivono una situazione sociale drammatica. Quella che raccontano i dati del tredicesimo rapporto Caritas sulle povertà nella diocesi di Milano. Dove a chiedere aiuto nei 58 centri di ascolto diffusi sul territorio e ai servizi d'accoglienza, sono arrivate nel corso del 2013 55.718 richieste, con un aumento sensibile degli italiani. Dall'inizio della crisi, l'incremento fra i nostri connazionali è stato infatti del 23,5%. In media un 4% in più ogni anno. Se dunque prima del 2008 i connazionali erano un quarto degli utenti Caritas, nel 2013 sono diventati un terzo. E aumentano anche i cosiddetti disoccupati di lungo periodo, come dimostra un segno più del 74,4%. La situazione riguarda tutte le fasce di età, ma fa registrare un aumento maggiore quella fra i 55 e i 64 anni, più 29,3%. Insomma, gli over 55 che perdono il lavoro diventano poveri cronici, senza nessuna assistenza pubblica. Una condizione di mezzo che rischia di trasformarli in esodati a vita. Molto significativo è l'aumento di disoccupati di lungo periodo: in questi sei anni sono aumentati del 74,4%. Quindi, sempre più persone non riescono a reinserirsi sul mercato del lavoro. A prevalere sono sfiducia e rassegnazione, come si evince dall'analisi delle richieste. Tuttavia, mentre nei primi anni della crisi il bisogno di lavoro è andato aumentando, dal 2010 in poi si è assistito a un progressivo calo. Non riuscendo a trovare un nuovo impiego, ci si rivolge ai centri Caritas per ricevere un aiuto ad affrontare le spese non comprimibili, bollette e affitti. E non è un caso che tra il 2008 e il 2013 il numero di chi ha chiesto sussidi economici sia aumentato del 131%. Questa situazione appunto di eh, percezione di una di un incancrenimento dello Stato e quindi di una perdita anche di speranza, quindi anche di una rinuncia a combattere, anche di una rinuncia a cercare eh, soluzioni, per cui ci si accontenta di chiedere l'aiuto per pagare la bolletta, l'aiuto alimentare, ma appunto assistiamo alla necessità di dover maggiormente stimolare queste persone, ripeto, a recuperare un coraggio e un protagonismo. È chiaro che eh, questo tipo di situazioni richiedono un intervento eh, da parte appunto, del pubblico eh, molto incisivo perché eh, il rischio è che queste persone restino eh, sul, sul territorio senza un lavoro. Eh, per lungo tempo, ehm, molto spesso si tratta tra l'altro di persone di età tra 55 e 64 anni, quindi ancora in età lavorativa e ancora eh, lontane dalla pensione senza nessun tipo di tutela, quindi eh, è il pubblico io credo che eh, debba intervenire. E se diminuiscono le donne immigrate, meno 19,2 rispetto al 2008, è solo perché si subisce ancora una volta la crisi e sono molte le italiane che cercano queste stesse occupazioni. E poi occorre considerare la guerra tra poveri, che sempre di più oppone vecchi e nuovi immigrati, profughi per la situazione in Medio Oriente, disoccupati e sottooccupati di qualsiasi nazionalità. Gli stranieri eh, mantengono la loro presenza, non illudiamoci, la crisi non, eh, non porta gli stranieri a immaginare dei percorsi di ritorno a casa, ma appunto aumentano moltissimo eh, le famiglie degli italiani che si rivolgono ai nostri centri. Riceviamo e volentieri segnaliamo, sabato 15 novembre alle ore 14.45 presso il Centro Diocesano Schuster in via Sant'Antonio 5 a Milano il primo appuntamento del convegno Le donne tra realtà e profezia, promosso dalle consacrate dell'ordo Virginum della Chiesa di Milano, nell'anno in cui la Conferenza Episcopale Italiana ha licenziato l'attesa nota pastorale appunto sull'ordo virginum. Prenderanno la parola Catherine Ben che è insegnante alla Pontificia Università San Tommaso di Roma e Lucetta Scarraffia che è notissima giornalista e docente storica. E il prossimo appuntamento, il secondo invece della serie, sarà il 29 di novembre. E ora parliamo di un incontro importante, abbiamo voluto approfondirlo col vicario episcopale per l'azione sociale, Monsignor Bressan, proprio per il significato. Si svolgerà il 21 novembre e scopriamo insieme nell'intervista di che cosa si tratta. Un incontro con il cardinale di dialogo eh, dopo il sinodo e per parlare della famiglia come soggetto. Di che cosa si tratta? Il Cardinale ha ricevuto da più parti la richiesta di raccontare la sua esperienza del Sinodo, così come hanno fatto altri partecipanti al Sinodo, pur sapendo che tutta l'assemblea, la, la, ecco, la, lo svolgimento del Sinodo è sotto segreto. Giustamente il Cardinale si sente di commentare con noi, con le famiglie, la relazio finalis e a partire da lì raccontare quindi tutto il percorso di costruzione così da aiutarci a capire come è emerso durante il sinodo questa grande intuizione che la famiglia deve essere sempre meno oggetto delle nostre cure e sempre più soggetto di evangelizzazione. Per questo il Cardinale ha pensato bene in questo incontro con la diocesi, con le famiglie della diocesi per da una parte consegnarci il sinodo, la relazio finalis e il lavoro che ci chiede di svolgere in vista del prossimo sinodo ordinario del prossimo mese di ottobre, dall'altra parte per aiutare la diocesi a dire guarda che hai già tante famiglie che vivono questo compito di essere soggetto, quindi ecco, partite. Ci sarà anche eh, la possibilità che le famiglie intervengano? L'idea è proprio questa, una prima parte ascoltiamo il cardinale, nella seconda parte invece il cardinale ascolterà alcune di queste famiglie che già vivono un'esperienza di a essere soggetti di evangelizzazione all'interno della famiglia stessa, nell'educazione dei figli, oltre che nella generazione dei figli, nell'apertura attraverso l'affido ad altri figli, ad altre forme di genitorialità, visto che la società chiede a uh, tanti bisogni, e poi anche nella capacità di annunciare il Vangelo nei contesti in cui vivono. Quindi diciamo anche si verrà a conoscenza di pratiche virtuose che già sono vissute. L'intenzione è che parta in modo virtuoso, una sorta di cons consultazione dalla base, che dalla base la Diocesi possa scoprire quante famiglie ha che già vivono questo compito e anche censirle e imparare da queste esperienze. E io vi ricordo allora che l'incontro sarà venerdì 21 novembre alle 20.45 presso il centro diocesano Schuster in via Sant'Antonio 5, dove sabato 15 novembre invece dalle ore 9.00. Fino alle 12.30 si svolgerà la tredicesima giornata diocesana per responsabili dei gruppi liturgici, alla riscoperta del linguaggio simbolico della liturgia, il tema sul quale interverranno Monsignor Claudio Magnoli, che è responsabile del servizio per la pastorale liturgica della diocesi, e Monsignor Claudio Fontana, che è cerimoniere dell'arcivescovo, unitamente a Suor Guglielmina Scattolin. Adesso è tutto per questa seconda parte che abbiamo vissuto insieme, ma ancora una volta restate con noi perché tornando vedremo un servizio che insomma ci piace. A tra poco. Ben ritrovati nei nostri studi da cui usciamo subito per andare un'altra volta in cattedrale per il pontificale eh, preseduto dall'arcivescovo nella festa di tutti i santi. I santi come amici e modelli della nostra vita. È la solennità di tutti i santi appunto e l'arcivescovo presiede come tradizione il pontificale in Duomo. Tra tanta gente, alla fine della messa viene benedetta la statua del beato di origine monzese Monsignor Luigi Talamoni, siedono in prima fila i sindaci di Lecco, il presidente della provincia Monza-Brianza Talamoni il protettore della provincia stessa e altri primi cittadini e autorità. Sono presenti anche oltre 200 fedeli, arrivati da Monza, molte suore misericordine di San Gerardo, fondate dal beato nel 1891 e l'arciprete del Duomo della città Brianzona Monsignor Provasi. La riflessione del cardinale definisce il senso della festa liturgica che si sta vivendo, che è intimamente collegata alla ricorrenza dei defunti. Noi continuiamo a vivere in compagnia dei santi. Continuiamo a vivere in unione con loro anche se sono passati all'altra riva continua ad esistere tra noi e loro un legame. La morte infatti non scava un abisso radicale tra chi è partito e noi che siamo rimasti, osserva il cardinale, ma anzi la fede nel risorto conferma l'anelito a durare per sempre che vive nel nostro cuore. Ma come perseguire questo destino di pienezza, che è un dono e al quale sono chiamati tutti i battezzati? Tendere alla santità significa cercare il Signore in ogni nostra attività quotidiana dice ancora scuola e dentro questa realtà siamo chiamati a guardare al volto di Gesù, così come è descritto nel Vangelo delle Beatitudini. Quale energia di condivisione? Quale forma, quali forme di condivisione viviamo noi con i poveri nelle nostre città? Beati gli operatori di pace. Andiamo oltre qualche slancio emotivo, qualche condanna verbale quando i media mostrano le tremende violazioni in atto della pace nel mondo. Beati i perseguitati per la giustizia, siamo disponibili ad offrire le piccole, grandi prove che la vita ci manda per tutti i nostri fratelli cristiani per gli uomini delle religioni, per i giusti che sono perseguitati, martirizzati, messi sull'astrico. Insomma, un essere per Dio in ogni momento della vita che il cardinale delinea con le splendide parole del pensiero alla morte di Paolo VI. Beato oggi, così come lo fu dieci anni fa, Luigi Talamoni. Fu definito il martire del confessionale dove si recava ogni mattina. Dalle 5 alle 8 per poi dedicarsi al lavoro dell'insegnamento. Fu attento ai bisogni dell'uomo, fu capace di una carità fattiva e integrale che arrivò fino all'impegno politico attivo. Poi la benedizione della statua di Monsignor Talamoni, opera dello scultore Gianfranco Defendi, che verrà posta definitivamente sulla mensola 88 all'interno del Duomo. E per chi ci ascolta in diretta di giovedì, veramente poche ore fa, pochissime, sono stati presentati dei progetti particolarmente interessanti dalla Fabbrica del Duomo in sinergia con Expo 2015. Saranno proprio proposti nel semestre dell'esposizione eh, universale. Ebbene, il titolo di questo insieme di progetti è Nutrire la mente, Energia per la Cultura, che naturalmente parafrasa il titolo di Expo 2015 Nutrire il pianeta energie per la vita. E noi abbiamo voluto ascoltare il commissario unico di Expo e il presidente della veneranda fabbrica del Duomo proprio su cosa significa questo viaggio progettuale eh, particolarmente bello. Lo avevo detto prima e questo è il servizio che ci piace. La vita si nutre anche e molto con la cultura e dunque la sinergia tra la veneranda Fabbrica del Duomo ed Expo 2015 non poteva che dare buoni frutti, come progetti appunto culturali. Presentati alla sala delle colonne del Grande Museo del Duomo, i dodici capitoli in cui si articolerà la proposta realizzata per il semestre dell'esposizione intendono raccontare al mondo la fabbrica e la centralità della casa di tutti i milanesi, la cattedrale perché il Duomo veramente ha questa caratteristica di, essere, di avere una dimensione internazionale, di richiamare gente da tutti i luoghi del mondo e quindi noi vorremmo che eh, con l'Expo i visitatori avessero ad apprezzare veramente la bellezza e la forza di questa... Che guarda verso il cielo e che sprigiona spirito e dialogo. Ci stiamo avvicinando a, a, a grandi passi all'apertura di Espo, oggi mancano 176 giorni. Stiamo un po' cercando di spostare il, il dibattito e la curiosità della gente dalle opere della costruzione, in cui non dico che abbiamo fatto tutto, ma insomma ne siamo in corsa alla questione dei contenuti. Da questo punto di vista è chiaro che il Duomo è così evocativo e così capace di trasmettere questi contenuti che per noi questa alleanza è importantissima. Devo dire che anche rispetto alle mie aspettative, sono sempre ambizioso, il programma è assolutamente al di là. Si va così dal totale rifacimento dell'illuminazione interna del Duomo alle terrazze accessibili tutti i giorni durante Expo dalle 6 della mattina alle 23. E poi le mostre, la grande musica. A luglio la fabbrica farà incontrare 200 giovani strumentisti di 15 paesi del mondo. E ancora la riproduzione della Madonnina a grandezza naturale posizionata in prossimità di Piazzetta Reale, fino ai veri e propri Coup de Théâtre, come il campanone del Duomo che suonerà, per volere della diocesi a festa la sera del primo maggio, seguito da tutte le campane delle chiese ambrosiane e in serata dal grande concerto della banda dell'Esercito. O come il barcone, del tutto simile a quelli che per secoli hanno trasportato i blocchi di marmo di Candoglia dalle cave alla città, allestita sul lato nord della cattedrale. O la linea tracciata sul selciato, a partire dal lato sud, per cui sembrerà che riaffiori il naviglio sottostante. Qual è l'evento che le piace di più, se si può dire? Ma guardi, eh, ci sarà all'interno del Duomo il Mosè di Rossini. Sembrerebbe di dire un'opera, sì, bella, ma in realtà attraverso le tecnologie ci sentiremo proprio nel Mar Rosso, con le acque di questo mare che eh, nelle navate laterali si apriranno lasciando alla navata centrale proprio il terreno di scorrimento degli ebrei verso la salvezza. E tanti ormai si stanno muovendo proprio in vista di Expo anche con iniziative mostre, noi vi segnaliamo questa perché dal 15 al 30 novembre presso Palazzo Pirelli, eh, Belvedere 31° piano, eh, vi sarà, ma questo forse non, non è il... Um, non è il, ciò di cui stiamo parlando, perché queste poi ve lo proporremo. Comunque ha sempre a che fare con Expo, quindi non abbiamo sbagliato poi di tanto. Dicevo dal 15 al 30 di novembre presso Palazzo Pirelli, eh, non è nemmeno questo il cartello. Comunque, insomma, intanto segnaliamo allora questo se volete, chiedo un po' di lumi alla regia. Vediamo se ci riusciamo adesso. Dal 15 al 30 novembre presso Palazzo Pirelli, Belvedere, 31 piano in via Fabio Filzi, 32 a Milano, l'esposizione Anthropos, eh, 5 continenti in mostra per il mondo. Si tratta dello spazio espositivo bellissimo, eh, suggestivo del Consiglio regionale. 127 metri di altezza, pensate, 31° piano, appunto, è un'esposizione straordinaria di 26 pezzi che arrivano dal Dipartimento di Etnologia dei Musei Vaticani. Ci saranno maschere antiche, rituali, ehm, armature di samurai. Pensate, il pezzo più antico eh, risale a 2 milioni di anni fa. E anche sarà un'esperienza plurisensoriale quella che si propone. Adesso invece vediamo che cos'erano quelle immagini che abbiamo, per così dire, iniziato a vedere prima, perché sono eh, state presentate, diciamo, hanno incominciato a essere visibili le prime immagini del progetto di allestimento del padiglione con cui la Chiesa parteciperà a Expo Milano 2015. Sulla base del protocollo firmato il 27 febbraio in Vaticano dal cardinale Ravasi, state vedendo le immagini che è il commissario generale della Santa Sede e da Giuseppe Sala, che è il commissario unico del governo per Expo, la partecipazione vede la presenza attiva di tre soggetti ecclesiali, la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana e la Diocesi di Milano. Il tema ispiratore del padiglione, che sarà molto semplice e di ridotte dimensioni, è Not by bread alone. Non di solo pane. Il padiglione promuoverà una riflessione profonda sul concetto del nutrimento, naturalmente da un punto di vista anche di fede. Avrà come elementi strutturanti. Eh, motivi di, culturali e artistici, oltre che spirituali e religiosi. Quattro gli ambiti in cui insisterà la riflessione. Un giardino da custodire, un cibo da condividere, un pasto che educa, un pane che rende Dio presente nel mondo. Insomma, tutto da scoprire appena lo vedremo, ve lo proporremo nella concretezza. Adesso ancora per noi una segnalazione a concludere perché sabato 15 novembre alle ore 11 presso l'Università degli Studi in via Festa del Perdono 7 a Milano. Vi sarà per i tanti eventi di Book City eh, 2014 il dialogo tra il Cardinale Scola e il filosofo della scienza Giulio Giorello. Tutti gli approfondimenti su www.chiesadimilano.it Hit. Il tema portante sarà il volume del cardinale Cosa nutre la vita, che è proprio dedicato a Expo. Ecco, questo è il volume Cosa nutre la vita. Eh, vi segnalo anche che il eh, discorso di Sant'Ambrogio del 6 dicembre prossimo sarà dedicato dall'arcivescovo proprio ai temi dell'esposizione 2015. Adesso è tutto per questa nostra puntata, io vi ringrazio di essere stati con noi, saluto chi ci ascolta da lontano come Telepadre Pio e da più vicino come Monza Brianza TV. Vi ricordo anche che sono sempre attivi gli indirizzi di posta elettronica con i quali potete dialogare con noi, la chiesachiocciolatelenova.it e la chiesa ci rivediamo la settimana prossima, giovedì 18.30 come sempre e poi le repliche. Insomma, ci lasciamo come sempre in queste settimane con un meraviglioso capolavoro di Chagall in mostra al Museo di Ocesano. Arrivederci.